Torna il segno più davanti al numero dei lettori in Italia ed è già una notizia per un paese che è tra gli ultimi posti in Europa. L'incremento è lieve, siamo sotto l'1%, ma fa ben sperare visto che inverte una tendenza negativa che durava da almeno un quinquennio. La popolazione femminile risulta come sempre trainante. Si stima che il 48,6% delle donne siano lettrici contro il 35% dei maschi. E sono poi i giovani a tenere alta la bandiera della lettura. Sono oltre il 50% quelli tra gli 11 e i 19 anni. Ma c'è anche un'altra sorpresa. Cresce infatti il numero dei lettori nella cosiddetta fascia critica, quella subito dopo le scuole medie. Tra i 15 e i 17 anni sono aumentati dal 51,1% del 2014 al 53,9% del 2015. Se ci spostiamo in ambito geografico, persistono le forti divergenze tra centro, nord e sud. Nel mezzogiorno meno di una persona su tre, 28,8%, ha letto almeno un libro, mentre nelle isole i lettori sono il 33,1%. In aumento rispetto al 31,1 dell'anno precedente, lieve incremento al centro e al nord. I lettori forti, cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,7% dei lettori, mentre erano il 14,3% nel 2014. Quasi un lettore su due invece si conferma lettore debole, avendo letto non più di tre libri in un anno. Sul fronte digitale si calcola che siano circa 4,5 milioni le persone che hanno letto o scaricato libri online. Online o ebook negli ultimi 3 mesi. Un 2015 di successi per il Vittoriale degli Italiani, il complesso monumentale voluto da Gabriele D'Annunzio che si estende per circa 9 ettari sulle colline di Gardone Riviera e che nel 2015 ha registrato più di 210.000 visitatori da tutto il mondo, oltre il 10% in più rispetto all'anno precedente. Ma non ci si ferma certo ai numeri, anzi, guardando al futuro, è assai significativa la nascita di Garda Musei, con il Vittoriale come capofila di un percorso turistico-culturale che valorizzerà l'intera area. Passando poi al piano più strettamente culturale, nello stesso 2015 la Fondazione ha ricevuto in dono 3.000 fogli e inediti di D'Annunzio ed oltre 10.000 volumi della Biblioteca Dalmata. Si sono poi fatti decisivi passi avanti nella riconquista al pubblico di alcuni spazi del complesso, grazie a una serie di restauri. Risultano così riaperti il Giardino delle Vittorie, le Vallette, il Laghetto del Cigno, il Canile, finora mai visitabile, ed il monumento più sacro del Vittoriale, l'Arengo.